ho detto ai vostri colleghi che il vero rammarico è sono i punti lasciati a Bergamo e i punti lasciati con il Milan, quelli sono punti che avremmo meritato di avere. Stasera una partita, abbiamo incontrato una squadra estremamente ostica, si difendeva in 10 sempre ed erano bravi poi a ripartire. Abbiamo anche interpretata, se fossimo stati scriteriati avremmo sicuramente pagato. La Juve sull'1-0 per il Verona ha rischiato tre contropiedi pazzeschi che se vanno sul 2-0 diventava difficile anche per la Juve, quindi questo per dire che è una partita non facile. Il rammarico in questa partita che non è tanto il fatto di essere andati due volte in vantaggio, ma sul 2-1 abbiamo preso un palo a portiere battuto che se andava dentro avremmo chiuso la partita e questo allora nessuno avrebbe avuto niente da ridire. Poi è chiaro che sono quelle partite che vengono poi determinate e decise dagli episodi. L'episodio non è stato positivo perché una palla non è andata dentro, c'è il rischio che tu possa pareggiare, un rigore forse evitabile ma fa parte del gioco, quindi nel momento in cui pareggi non, il rammarico non è su questa partita ma sono quelle precedenti. Senti mister, la mediana completo turnover, abbiamo visto i tre della linea 5, insomma hanno dato delle buone risposte, ti aspettavi qualcosa di più? Normale, è normale che noi facciamo un discorso di gruppo, l'abbiamo iniziato 3 anni fa, lo portiamo avanti, quindi il discorso di gruppo significa che si allenano tutti nella stessa maniera e hanno tutti gli stessi diritti. In una partita manca un po' Maksimović che ancora non ha capito ancora, non parla italiano, quindi fa un po' di fatica, lo stiamo aspettando perché è un buonissimo giocatore, aspettiamo Pasquale che trovi anche la condizione dal punto di vista soprattutto fisico e Masiello che sta arrivando, poi gli altri hanno giocato tutti e ci sono tutti. Oggi noi giocavamo con Rodriguez e rientrava dopo quasi un mese di assenza, Immobile che arrivava da 4 giorni di febbre, D'Ambrosio che mi chiedeva la sostituzione, insomma c'era un po' di acciacchi vari, però abbiamo tenuto botta fino all'ultimo. Ripeto, se avessimo vinto col Fasmati sul 3-1 nessuno avrebbe avuto niente da ridire, così come non ho niente da ridire sul fatto che abbia poi pareggiato. Ecco mister, io domenica ero all'altro stadio e ho visto difendersi in questa maniera, onestamente non mi aspettavo che anche a cospetto del Torino come con la squadra campione d'Italia venissero a fare la stessa partita. Volevo sapere se anche tu invece ti aspettavi una partita come poi è stata e se proprio Maksimović, peccato che fatichi perché forse visto la pertanza fisica poteva essere un peso più pari a quello di Toni da contrapporgli, perché Toni forse oggi poi col passare del tempo ha fatto valere anche la statura nei confronti di Rodriguez. Maksimović ha 20 anni e deve capire l'aspetto tattico perché le qualità sono assolutamente importanti, ma l'aspetto tattico è altrettanto importante in Italia e nel momento che c'è un po' di problemi di comunicazione qualche minuto in più degli altri impiega, quindi bisogna dargli il tempo, è un ragazzo giovanissimo che ha un grandissimo futuro, quindi arriverà sicuramente. Mentre sul fatto che aspettassi il Verona così, assolutamente sì, è il loro modo di giocare, è la capacità di questi giocatori di ripartire una volta riconquistata, ripeto, magari qualcuno voleva l'arrembaggio e noi oggi saremo qui a parlare di una partita andata male, invece siamo qui a parlare di una partita che poteva andare benissimo se fosse entrato un palo di Meggiorini. Poi ripeto, detto questo, non c'ho altro rammarico. Quando incontri una squadra solida, in salute, che è pronta a ripartire, sono gli episodi a determinare. Se non sfrutti l'episodio favorevole c'è il rischio che poi ti vada contro l'episodio non favorevole, quindi devi prenderne atto. Questa è la partita del rammarico. Su Glick solo turnover o il giallo? Quel giallo di cui si parlava anche ieri, ha influito nella tua scelta? Su Glick c'era tutto perché tu hai visto che l'80% dei palloni venivano giocati da Bovo e da Moretti, quindi vuol dire, per caratteristiche forse andava anche meglio, ma anche perché poi essendo diffidato era un peccato perdere il capitano nel derby, quindi un insieme di cose, semplicemente questo. Bell'uomo al suo esordio? Sì, un ragazzo di 20 anni che ha esordito in Serie A,
fatto secondo me abbastanza bene, cioè, all'inizio non aveva le misure, quindi abbiamo un po' sofferto lì in mezzo, poi ha preso le misure, ha fatto molto meglio. Non è una partita facile per chi giocava anche un ruolo, perché avrebbe dovuto rischiare qualcosa, ma ogni volta che se avessimo rischiato e ci fosse stato un errore sarebbe stato un problema, perché erano bravissimi a ripartire, quindi è stata una buona lettura. Direi che per essere la prima partita sarà un ragazzo di 20 anni in Italia. Mister, ultima cosa, volevo sapere se sarebbe fiducioso alla partita più attesa dai tuoi tifosi e se è una gratifica anche per questo Toro poter schierare il capocannoniere, perché non so se lo sai, da questa sera Alessio, almeno momentaneamente, parzialmente, è capocannoniere. Ticiacci? Sì, sì. Da solo? Non poteva farlo a punta, com'è possibile, se non può essere, c'è un errore. Fiducioso per il derby? Ciao.